Renaldo Marras, dopo 2 anni fa il punto sull'impegno in regione Toscana, incontrando i rappresentanti del territorio, del mondo economico, i sindaci. Un pit stop, come l'ha definito lei, necessario? Sì, necessario, doveroso, perché rendicontare un'attività è un dovere per chi rappresenta una comunità, e il confronto non può mai essere monodirezionale, era giusto che ci fosse un confronto con i protagonisti, i rappresentanti di un territorio, della società, e che non è mai finito, ma che in momenti appunto periodici deve riproporsi. 2 anni in cui l'attività anche personale è stata intensa, io svolgo da solo il ruolo del rappresentante del territorio in consiglio regionale, sono per questo a disposizione di tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche, ma ho anche un ruolo politico perché svolgo la funzione di capogruppo del Partito Democratico, e non per questo mi sento di dover fare sempre il partigiano, anzi quando c'è da rappresentare il territorio bisogna farlo aprendosi ad una cooperazione la più aperta possibile, e spero che al di là delle polemiche questo possa essere anche la risposta e il riscontro che le amministrazioni locali di centrodestra abbiano nei confronti di un lavoro comune, anche perché la regione è importante davvero e lo è stata in questi 2 anni, ho provato anche a spiegarlo, sia in termini di stanziamenti, di opere, di finanziamenti importanti dalla banda larga all'erosione costiera, sia in termini di regole che coinvolgono l'impresa e quindi l'economia locale, sia dal punto di vista della protezione sociale, perché su questo la Regione Toscana di certo non è seconda a nessuno. Questo è quello che è stato fatto, quello che c'è da fare ancora e di cui ha bisogno in particolare il territorio della provincia di Grosseto. Ma io non andrei a proporre progetti fantasmagorici, noi dobbiamo seguire le direzioni che abbiamo impostato, ci sono delle opportunità sulle quali siamo impegnati. Io penso per esempio che occorrerebbe avere una capacità di sviluppo dell'agroalimentare più significativo, e l'occasione ci viene offerta dai contratti di distretto del Ministero delle Politiche Agricole, e su questo la Regione Toscana candiderà il sud della Toscana, in particolar modo la Maremma, ad essere il protagonista di un contratto di distretto.